Sono arrivati in tanti ieri sera a Padula da tutte le località turistiche del Cilento e della vicina Calabria per la conclusione svoltasi nella splendida corte esterna della Certosa di San Lorenzo della 14ª edizione della rievocazione storica Padula in festa per Carlo V, organizzata dall'Associazione Turistica Proloco di Padula. Migliaia di persone hanno partecipato alle iniziative della Tre Giorni Padulese in programma dall'8 al 10 agosto, ma in particolare una folla enorme di spettatori ha assistito ieri sera all'arrivo di Carlo V in Certosa e alla preparazione della leggendaria frittata di 1000 uova, che si narra fu offerta dai certosini all'imperatore e al suo numeroso seguito. Grandissima infatti è la curiosità di come sia possibile realizzare la famosa frittata, che in realtà viene preparata con non meno di 1200 uova per impedire che sia troppo sottile, che quindi si bruci e che vede all'opera circa 8 persone. Spettacolo nello spettacolo, la macchina utilizzata per la gigantesca frittata, realizzata con contrappesi e tiranti secondo i principi leonardeschi, che può con facilità alzare, abbassare e girare l'enorme padella in acciaio inox. Un'impresa che dunque davvero merita di entrare nel Guinness dei primati, come è stato chiesto dalla Proloco Padula, che è in attesa di risposta. Memorabile è stato ovviamente il momento dell'arrivo dell'imperatore in Certosa e apprezzatissimo dal pubblico lo spettacolo Carlo V e gli angeli della memoria, scritto e diretto da Salvatore Ungaro. Un modo intelligente di fare insieme spettacoli e di promuovere la Certosa, narrando attraverso la musica e la danza le vicende storiche ed umane del monastero certosino, non sempre felici. Nel 1806 infatti i francesi scacciarono i religiosi. La Certosa fu oggetto tra il 1807 e il 1811 di una scientifica depredazione. E come se non bastasse, durante i conflitti mondiali il monastero fu trasformato in campo di concentramento e di lavoro per prigionieri di guerra. Dopo l'armistizio dell'8 agosto 1943 il complesso certosino fu destinato a campo di prigionia per i collaborazionisti fascisti. Tutto questo è stato magistralmente rappresentato nello spettacolo di ieri sera, al quale hanno assistito tra gli altri numerose autorità politiche e istituzionali.